Allora, qui vediamo un'altra signora che sta lavorando, sta facendo, guardate, mommy sa dei gioielli, orecchini, e adesso siccome sta lavorando... Questo è il macramè. Questo è il macramè, come si faceva una volta. Guardiamo sta signora che noi adesso ce lo troviamo fatto. Che fa il macramè? Guardate questa signora come sta facendo il macramè. Vediamo, 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 guardate qua. Questo cosa sta facendo? Un portachiavi? Un portachiavi a guffetto. Ecco, ecco, guardate, adesso questa signora sta facendo questa lavorazione con una gran pazienza e verrà fuori. Guardate che bello questo gufo con gli occhi rosa, è stupendo. Poi guardiamo, qui ha fatto anche degli angioletti, mo che belli. Ragazzi, qua sembra di essere in un altro mondo. Bellissimo. Questa tecnica arriva dall'Oriente, sembra nel 1400 dai marinai che ce l'hanno portata nelle repubbliche marinare. Poi dopo si è diffusa. Un'altra tecnica è il ricamo bizantino. Oh, guardiamo il ricamo bizantino, wow! E questi sono dei fazzoletti, dei tovaglioli, cosa sono? È un centrino. Un centrino, scusate la mia ignoranza, perché se siamo qui ad imparare, sta signora ci deve tutto raccontare. Guardate che roba! È un antico ricamo della zona di Ravenna, si prendono i disegni dove sono passati i bizantini, sono tutti disegni chiusi perché si ricama lo sfondo. Ah, e questo l'ha fatto sempre lei? Sì. Mamma mia, guardate qua, guardate, sembrano disegnati, stupendi, stupendi, guardate che, vediamo un attimino qua. Ah, bellissimo. Tutto fatto col cotone. Sì, sì, sì. Tutto rigoroso. Si chiama il lino, la seta e il raso. Ah, lino, seta e raso. Esatto. Qua noi impariamo tante cose oggi, eh? Ci divertiamo proprio. Noi lasciamo la signora fare un altro buffetto e la salutiamo. Ciao, grazie, ciao. Buon lavoro. Giornata.